Sì, grazie Presidente. Di parole ne sono state spese forse fin troppe. Io partirò dal refrain che è sempre stato utilizzato in questi mesi, direi ormai in questi anni, perché è da inizio legislatura che si parla di punti nascita. Partirò dal concetto dei 500 parti anno, che è poi quello che è stato utilizzato come. Quella che è stata utilizzata come motivazione principale. Però prima vorrei leggere delle dichiarazioni che fece l'assessore Venturi il 17 ottobre del 2017. Virgolettate, quindi ritengo siano parole dell'assessore, visto che sono state riportate dalla Gazzetta di Parma. C'è solo una parola che ci ha condotto a questa decisione: sicurezza. Lo ribadiamo ancora una volta perché su questo deve esserci la massima chiarezza e non accettiamo strumentalizzazioni. Non c'è alcuna motivazione economica e amministrativa alla base di questa decisione, ma solo e soltanto la valutazione fatta sulla salvaguardia delle donne, dei neonati e dei professionisti coinvolti. Il nostro unico obiettivo è tutelare la sicurezza di donne e bambini e fra qualche anno ce lo riconoscerete. Riconoscerete che avevamo ragione. Poi arriva il 4 marzo, la baldanza della giunta viene smorzata dai risultati elettorali, per la prima volta in questa regione forse anche le poltrone della giunta traballano un po' e non sono più così sicure di ritrovarsi qui fra qualche mese, di non avere più e di avere ancora in questa regione lo stesso colore a governare, e all'improvviso i 500 parti all'anno che dovevano essere il parametro assoluto di sicurezza per le partorienti e per i nascituri diventa un parametro meramente amministrativo da rivedere in accordo Stato-Regioni. Quindi, da che si parlava di sicurezza delle donne, si è iniziato a parlare di rispetto delle norme e sono parole del Presidente Bonaccini. Quindi, innanzitutto, mettetevi d'accordo con voi stessi, o parliamo di sicurezza o parliamo di rispetto delle norme. Ora, sempre sui 500 parti anno, oltretutto, si è detto e ridetto che erano sia derogabili che ovviabili. Sulla richiesta di deroga direi che ci siamo ampiamente espressi. Sull'ovviabilità del parametro dei 500 parti anno c'è una nostra proposta mai ascoltata che riguardava la turnazione del personale. Ma oltre a questo parametro, rivedibile, non rivedibile, il ministro si è già reso disponibile, oltretutto il ministro pochi giorni fa ha anche specificato che non è sua competenza decidere o no la riapertura dei punti nascita nelle varie regioni, perché purtroppo è un argomento di cui si discute in parecchie regioni in Italia. Ci sono altri parametri che riguardano la sicurezza, visto che ci vogliamo concentrare sulla sicurezza delle partorienti e dei bambini che dovranno nascere. Altri parametri che riguardano, ad esempio, la presenza o meno di un pronto soccorso all'interno della struttura, la presenza o meno di un adeguato numero di operatori all'interno della struttura sanitaria, di un adeguato numero di medici, di pediatri, di ginecologi, di ostetriche, di infermieri, tutta una serie di parametri che globalmente vanno a definire quello che è lo standard di sicurezza di quella struttura sanitaria. Tutti parametri di sicurezza che riguardano l'organizzazione sanitaria che, salvo errori, è una competenza della regione. Organizzazione sanitaria, riorganizzazione ospedaliera che noi abbiamo contestato dal primo giorno in cui ci siamo seduti su queste poltrone, e che oggi ha portato anche a questo risultato, perché una volta che ci siamo ritrovati ad avere dei pronto soccorso che sono diventati dei punti di primo intervento, quindi declassati, nel momento in cui ci troviamo i bandi deserti, perché, ammettiamolo, finalmente in Italia i professionisti nell'ambito sanitario vengono pagati troppo poco e i dati sulla emigrazione dei nostri laureati lo dicono chiaro e tondo. Nel momento in cui ci ritroviamo pochi infermieri, poche ostetriche, pochi operatori all'interno degli ospedali, la via più breve qual è stata? Quella di chiudere i punti nascita con la scusa dei 500 parti, con la scusa di
di appellarsi al DM 70, all'accordo Stato-Regioni, al Ministro Grillo, perché adesso il Ministro Grillo è colpevole, prima la Lorenzin invece era responsabile. Iniziamo anche a dire le cose come stanno. La vostra via più breve è stata quella di chiudere i punti nascita di montagna per colpa di una riorganizzazione sanitaria completamente errata. Questo è quello che ci troviamo ad affrontare oggi. Poi auspichiamoci che finalmente si riveda questo accordo Stato-Regioni, a marzo se ne dovrebbe parlare, auspichiamoci che finalmente questa giunta faccia quello che ha detto, per carità di Dio, gli errori ammessi sono sempre i benvenuti, però non solo a parole, anche nei fatti.